Intanto grazie della tua disponibilità, alcune domande perché il tuo contributo possa arricchire il dibattito di questi giorni nel nostro Consiglio nazionale della Diesel. La prima domanda è una domanda a carattere generale. Quella che viviamo è un'epoca certamente di transizione. I sociologi lo definiscono un periodo liminale. Cioè siamo come sulla soglia di una porta che mentre chiude un'epoca ricca anche di valori, di esperienze, di ideali e anche di ideologie, nel frattempo ne socchiude un'altra verso un mondo che ancora non conosciamo, di cui non abbiamo tutti i fattori e di cui non comprendiamo ancora tutte le categorie che lo sorreggono. I presidi, i dirigenti scolastici, sono chiamati proprio in questo periodo di transizione a dirigere scuole, cioè a orientare e a dare un senso all'azione dei componenti di una scuola, docenti, genitori, studenti, operatori. Allora, secondo te, quali sono i fattori, i punti di luce o di penombra a cui guardare in questo periodo storico proprio per orientare una direzione di scuola? Bene, innanzitutto grazie per questo dialogo, che è sempre anche un aiuto a me stesso per riflettere sulle cose che viviamo. Allora, secondo me bisogna chiedersi cosa caratterizza questo cambiamento in cui stiamo vivendo. Ci sono tante caratteristiche, ma una mi sembra particolarmente importante rispetto alla tua domanda. È finita un'epoca in cui le persone avevano forti orientamenti, determinati valori, anche grandi ideologie, però la vita era come ancorata in una certezza di varia natura, religiosa, filosofica, ideologica, e questo si è perso. Viviamo in un momento, come dice anche Papa Benedetto, in cui si sono perse le certezze, non ci sono più cose evidenti per le persone, è tutto in dubbio, tutta la vita sembra senza orientamento. E questo può essere visto come qualcosa di negativo, però vediamo il lato positivo, perché se tutto questo si è perso, vuol dire che bisogna ricominciare dalla persona che deve riscoprire se stesso, riscoprire il significato della vita, riscoprire il mondo, riscoprire ciò che vale, ciò che ha consistenza, ciò che può dare un significato alla vita e anche alla convivenza con gli altri. E in questo senso non lo vedo adesso come una sciagura, lo vedo, tu hai usato la metafora della porta, stiamo entrando in una nuova epoca. Aggiungo che si sono perse tante certezze, tanti orientamenti, vuol dire che o non erano validi, cioè non hanno risposto a ciò che le persone si aspettano, oppure non sono stati sufficientemente conquistati dalle persone, sono rimasti un po' alla superficie. Abbiamo vissuto forse tanti valori senza comprenderne né l'origine né la loro vera consistenza. E in questo senso penso che proprio le future generazioni di questo che si occupano i presidi hanno questa opportunità di riconquistare in qualche modo se stessi, perché è come se avessimo vissuto alla superficie di noi stessi, adesso dobbiamo riprendere la propria vita da lì dentro. Tu hai usato il termine rimanere in superficie e io ho presente che all'inizio degli anni 2000 chi parlava di scuola, operatori, sociologi, laici, cattolici, ne parlava come un luogo di emergenza educativa. E oggi il termine educativo è praticamente scomparso ed è rimasto solo più il termine emergenza. Si parla di emergenza edilizia, di emergenza di risorse, di emergenza nei rapporti tra genitori e studenti, tra genitori e docenti, e come una sorta di nichilismo, se posso dire così, o un aspetto del nichilismo, che
che di fatto sta come avvolgendo tutti, e questo lo si capisce proprio perché si rimane alla superficie. E io vedo anche che nel mestiere del dirigente scolastico l'urgenza di risolvere tanti piccoli problemi rischia di far rimanere alla superficie e quindi al livello di un annullamento di sé, di un puro lamento, di una pura gestione del provvisorio. E allora oggi la domanda è questa: per chi dirige una scuola, cosa significa invece creare le condizioni perché si affermi una attenzione educativa, no? Cosa vuol dire provocare la libertà e il desiderio nei docenti e negli studenti e quindi creare le condizioni perché si possa realizzare uno spazio educativo, un'avventura educativa, un protagonismo educativo. Condivido che viviamo in una situazione di emergenza o di percepita emergenza, e questo si riflette anche nel fatto che sono tutti bravi a analizzare i problemi, ma sono pochi propensi a trovare un orientamento nuovo, un nuovo orizzonte. Infatti penso che questo sia il problema, che la scuola deve riscoprire il suo scopo, che detto in un modo generico è il bene dei ragazzi, perché la scuola ha nessun senso in se stesso, la scuola è fatta e ha il suo senso nel creare le migliori condizioni perché i ragazzi possano essere educati verso cosa? Io torno a quello che ho detto prima, di scoprire se stessi, di essere in grado con un atteggiamento critico ma responsabile, libero ma fortemente orientato al bene, di conquistare la propria vita, di diventare cosciente di cos'è la propria vita, cosa succede mentre vivono, perché oggettivamente tanti ragazzi oggi hanno tante tentazioni di distrarsi in continuazione dalla vita, da se stessi, dal mondo, e quindi la scuola ha questo impatto educativo, anche se non è consapevole, perché la scuola educa comunque, cioè succede qualcosa mentre i ragazzi sono a scuola, quindi educa comunque, la domanda è solo verso che cosa. Educare, l'abbiamo detto in tantissime occasioni, è noto ma poco preso nel suo vero significato, vuol dire educare, portare fuori ciò che è dentro. Ogni ragazzo è un bene infinito, la sua vita ha una dignità, un valore infinito, che lui possa prenderne coscienza, che possa conoscere meglio se stesso, conoscere il mondo attraverso la letteratura, la geografia, la storia, la matematica, tutto apre alle bellezze del mondo che gli è dato e alla bellezza della propria vita. Questo vuol dire che la scuola diventa anche protagonista di una vita diversa di quella passata, e mette i ragazzi in grado di affrontare questo cambiamento d'epoca di cui ho parlato, perché questo cambiamento ha bisogno di persone che hanno coscienza di sé. Non si può più vivere abdicando a tutto questo, lasciando ad altre agende la definizione della propria vita, oppure dimenticandosi addirittura di se stessi. E quindi la sfida educativa è più grande e più forte che mai. Che se ne sia dimenticato è un ulteriore segno della debolezza di orientamento che stiamo vivendo. Però questo non vuol dire che non si possa far nulla. Sia un preside o un certo numero, anche forse piccoli docenti in una scuola, cominciano a rilanciare verso questo, secondo me rispondono a un bisogno che più o meno coscientemente viene vissuto da tutti, perché tutti sanno in fondo che così non si può andare avanti. E quindi rispondendo a questo disagio di grande incognite, di grande incertezze, persone che si pongono, non portando soluzioni di qualsiasi natura o presupponendo di poter sapere dove bisogna andare, dicendo solo aiutiamoci reciprocamente a aiutare i ragazzi a prendere coscienza di noi, cosa succede con i ragazzi che sono a sua scuola, che cosa diventano, dove li possiamo aiutare, parliamo anche con loro, facciamoli parlare. Mi pare che in questi termini appunto la sfida educativa acquista non solo un valore, diciamo, ideale, ma un valore veramente operativo, cioè è un dialogo tra generazioni, tra persone che hanno a cuore il proprio destino, il proprio desiderio e la volontà e l'urgenza di crescere.
Il preside spesso, e questa è la terza domanda che volevamo porti, inevitabilmente davanti tutti i giorni a aspetti di criticità, sia nelle procedure, sia nei tempi, sia nelle risorse e sia nella gestione, se così si può dire, delle persone e anche nel raggiungimento dei risultati rispetto ai quali spesso si creano delle criticità. Quindi il preside, se posso darne una definizione parziale, è la persona che è continuamente di fronte a problemi e criticità e il suo ruolo è esattamente di riorientare e anche risolvere. E allora la domanda che ti pongo, anche per l'esperienza che hai tu, sia di guida di una compagnia di opere e sia come formatore di imprenditori e di operatori delle aziende, cosa vuol dire affrontare una criticità? Cioè cosa significa stare di fronte a un problema, anche di natura organizzativa e gestionale, e quali invece gli elementi davanti a un problema, una criticità, considerare fin dal sorgere del problema, e sia di esso natura organizzativa o gestionale. Quindi cosa vuol dire stare di fronte alla criticità, al problema, e quali elementi trattenere per entrare verso una soluzione? La domanda che tu mi fai, da un certo punto di vista, sembra una domanda molto, molto tecnica, organizzativa, però si basa su una cosa, che tutte le persone che vivono dentro la scuola, insegnanti, tutti gli addetti amministrativi, tutte le persone che sono coinvolti, vivono fino in fondo la propria responsabilità. E quindi, perché altrimenti il preside va continuamente a risolvere problemi per mancanza di assunzione di responsabilità. Questo è una natura di problemi, da un certo punto di vista, irrisolvibile. Quindi la prima questione per un preside, secondo me, è quella di aiutare le persone a assumersi fino in fondo le proprie responsabilità nei confronti dei ragazzi, nei confronti delle famiglie. Che questo non sia facile, lo sappiamo, ma la prima attenzione deve essere quella che tutto quello che rientra nelle responsabilità degli insegnanti venga vissuto dagli insegnanti fino in fondo, anche dal preside stesso, certamente. Però è piuttosto che sostituirli nelle loro problematiche, nelle loro criticità, e rendere in grado loro di affrontarli. Parliamo del rapporto con le famiglie, cerchiamo di aiutare gli insegnanti a affrontarlo. Parliamo di problemi educativi, cerchiamo di affrontarlo insieme. Questo, secondo me, è il primo compito di un preside: aiutare gli insegnanti a vivere più liberamente possibile la loro responsabilità. Al contempo rimangono, nonostante tutto, problemi amministrativi, burocratici, che ingombrano tantissimo anche nel suo tempo. Evidentemente ogni paese cerca di delegare il più possibile la parte amministrativa, quello che si può delegare, rimane una bella fetta di problematiche che lui deve gestire. Da un certo punto di vista, in questo momento non c'è una soluzione, perché la burocratizzazione della scuola è arrivata a livelli estremi. Un'associazione come DISAL potrebbe, o come già sta facendo, però anche con altri, mettersi insieme per discutere anche con il Ministero, con altre istituzioni, come sia possibile ridurre questo peso burocratico, perché la burocrazia nasce dall'idea che meglio controllare, meglio indirizzare tutte le procedure, piuttosto che far leva sulla responsabilità delle persone. E qua bisogna lavorare su un'inversione di tendenza, perché ci sono presidi favolosi, insegnanti favolosi. Se tutto è sempre basato su chi proprio non è sempre all'altezza, diventa un sistema insostenibile alla fine. Bisogna guardare le best practice, bisogna guardare ciò che funziona e indirizzare tutto in questa direzione. E quindi penso che un preside che deve affrontare tutte queste problematiche deve gestire il suo tempo, soprattutto il suo tempo. Entro un attimo nella mia materia, cioè definire molto molto bene i tempi, quanto tempo dedico e quando lo faccio agli insegnanti, quando sono disponibili per i ragazzi, quando mi dedico alla parte amministrativa, perché altrimenti non riesci a governare le priorità.
diventa tutta la parte organizzativa, burocratica, per sua natura tende a prevalere poi su tutto il resto. E quindi bisogna dare degli spazi precisi, circoscritti, in quali uno si dedica a queste problematiche per poter essere più libero dall'altro. Cioè bisogna uscire da questa, da un certo punto di vista, inevitabile prima percezione che ti viene in qualche modo addosso il mondo, con tutti i suoi problemi, tutte le mattine che entri nella scuola già il tavolo pieno di problemi, e quindi è come se fosse un vortice che ti assorbe poi, no? Che non riesci neanche più a essere soggetto della tua vita professionale. E questo secondo me va affrontato con un forte impatto di gestione del tempo, stabilendo assolutamente le priorità, gestione del tempo di una giornata, di una settimana, di un mese e quant'altro. Poi c'è sempre una qualche emergenza. So per esperienza che questo è molto difficile, ma in questo momento è l'unica soluzione, accanto a quella di, come rappresentanza istituzionale, anche di ridurre l'impatto organizzativo. Mi sembra molto interessante questo tuo richiamo al dovere quasi di un dirigente scolastico di implicarsi con i docenti, richiamandoli a una responsabilità di fronte alle problematiche, di fronte alle emergenze, di fronte alla propria professione. Se puoi entrare un po' nel merito di questa responsabilità del docente e anche a monte di questa responsabilità di accompagnamento di un dirigente scolastico nei confronti del docente stesso. Secondo me presidi e docenti devono lavorare insieme perché si arriva al cuore di ciò che noi chiamiamo educazione. Vuol dire che il ragazzo deve poter fare esperienza di sé. Perché io sono rimasto, lo dico apertamente, molto scioccato quando un anno fa, è finito sui giornali un docente che è stato legato alla sedia. C'è stato un grande dibattito sui giornali, ma l'unica parola che è venuta fuori è più disciplina. E sappiamo bene che questo non può funzionare, perché i ragazzi hanno una sete, una fame di essere voluti bene, riconosciuti, che qualcuno si interessa di loro gratuitamente e che possano scoprire se stessi. Quindi cosa vuol dire? Che invece di insegnare letteratura semplicemente nozionisticamente, bisogna fare, ma se Montale, per esempio, parla di speranza, per te in cosa speri? Senza dare a loro tutte le risposte, ma fare in modo che loro possano attraverso questo scoprire cosa vuol dire per loro questo, cosa vuol dire speranza, cosa vuol dire amore, cosa vuol dire convivenza, cosa vuol dire responsabilità, per usare, cioè, se tutto questo, che sono i valori di cui abbiamo parlato prima, non vengono riscoperti dai ragazzi, ma vengono semplicemente appresi, forse anche doveristicamente. Dovete comportarvi bene, dovete avere un atteggiamento civile, dovete rispettare gli altri. Tutto questo non attecchisce se il bene che c'è dentro questo non viene rivissuto come un bene della persona stessa. Perché non c'è una materia in cui non sia possibile scoprire una bellezza, una grandezza, una cosa interessante, una cosa affascinante. Ma bisogna avere sempre la capacità di porre una domanda che apra a questo. Perché c'è questo tempo? Perché Napoleone ha preso queste decisioni? Perché oggi la democrazia ha queste problematiche? Perché la matematica, a quale problema risponde il calcolo matematico, la formula, la fisica, la chimica? Quali sono domande che hanno portato gli scienziati a scoprire tutto questo? Tutto basato su ciò che la persona desidera, su ciò che la persona attende, su ciò che la persona mira, in modo tale che il docente dimostra un interesse verso il ragazzo e rende il mondo che andiamo a scoprire insieme interessante. Dove la persona c'è interesse, c'è il ragazzo, c'è. La prima questione che deve scoprire è che lui c'è. Adesso so bene che in qualche modo questo non è nuovo, ma è troppo detto e troppo poco vissuto nella realtà scolastica, nella realtà didattica, nella realtà pedagogica.
perché tutto alla fine parte dalla capacità degli insegnanti di immedesimarsi nel ragazzo, di essere con lui, di essere lì per lui. Se questo non avviene, non possiamo parlare di educazione. Possiamo semplicemente parlare di un insegnamento più o meno riuscito, ma non parliamo di educazione. E tanto più in una situazione le famiglie vengono meno, dove i ragazzi tanti ragazzi non vivono a casa un interesse gratuito da parte dei genitori o di altri familiari, non lo vivono, o solo parzialmente. Non è che la scuola può supplire tutte le mancanze della famiglia o degli ambiti sociali, la mancanza di associazioni sportive, di scout, tutto quello che una volta era di per sé un agente educativo molto forte. Però l'insegnante può comunicare al ragazzo un interesse, che lui è interessato in lui, gratuitamente, senza condizioni. E questo, secondo me, renderà questi ragazzi veri protagonisti di una nuova epoca. Ancora una domanda, mi pare che questa esplicitazione di che cos'è una sfida educativa che hai appena descritto è la stessa che possiamo offrirci all'interno di un'associazione. Cioè l'associazione è principalmente un luogo di relazioni ricche, vivaci, finalizzate a un mutuo soccorso e a un incremento delle competenze professionali secondo uno scopo ideale, uno scopo di utilità al bene comune. Da questo punto di vista la domanda è: ha ancora senso oggi fare associazionismo e se sì, quali sono i fattori, gli elementi di paradigma per stabilire la buona salute di un'associazione? Questo è uno dei paradossi che vivo io stesso, che nel momento in cui le associazioni sarebbero più utili e più necessarie che mai, viene meno l'adesione alle associazioni, perché l'associazione di nuovo non ha nessun senso in se stesso. Il senso dell'associazione è che gli associati possono vivere al meglio la loro professione. Io penso che oggi non esiste nessuna professione dove chi la esercita sia in grado di affrontarla da solo. Le sfide di cui abbiamo parlato sono talmente grandi che è impossibile. Adesso parliamo dei presidi. Essere preside oggi è un compito di una portata, di un'incidenza grandissima e al contempo con un carico di responsabilità e di problematiche incredibile. Penso che essere preside oggi richiede ipse stante un confronto con altri. Come fai oggi a affrontare tutte queste domande, queste criticità senza un confronto? Nessuno ti potrà mai sostituire in responsabilità, ma tanti ti possono aiutare a esercitarla al meglio. E quindi Disal è un esempio bellissimo, perché in pieno rispetto della libertà e responsabilità di ognuno si lavora sui temi decisivi perché ogni preside possa fare il suo lavoro. E quindi io penso, tu mi hai posto la domanda, quando un'associazione è sana? Un'associazione è sana quando perde qualsiasi tipo di autoreferenzialità, pienamente orientato al suo scopo, che è quello che chi si associa possa essere aiutato al meglio, e sottolineo, da vivere la sua responsabilità e la sua libertà, perché tanto associazionismo vecchio, tanto corporativismo è stato fatto, o almeno vissuto, nell'idea di sostituire le persone a responsabilità. No, al contrario, io ti metto di fronte, pienamente di fronte alle tue responsabilità, ma insieme aiutiamoci a affrontarla, a viverla. E questo vuol dire vivere un'associazione in modo sano, utile perché gli associati possono svolgere meglio le loro funzioni e poi dare attraverso questo un contributo al bene comune. Ma cosa c'è di più importante in questo momento se non le scuole? E la cosa più importante in questo momento sono le scuole, perché le scuole sono il luogo dove le future generazioni vengono preparate, futuri imprenditori, medici, futuri operai. Se non hanno una buona formazione, una buona educazione, rischiamo tanto e la loro vita verrà vissuta a ribasso invece di essere vissuta a rialzo, e loro stessi soffriranno di più. E quindi io penso che un'associazione non autoreferenziale, orientata al bene della persona che si associa, sia il miglior modo per contribuire al bene comune. Ti ringrazio moltissimo. Grazie.